Bentornate cuccioline mie! No, Anastasia si nasconde sempre. Ma dove sei? Dai! Ma ti becco tanto, eccola! Allora, come ti ho già anticipato, volevo andare a trovare la nonna, ma la nonna non sta bene. Anastasia, avevamo pensato, anzi io l'ho pensato, dillo pure. Allora, che oggi c'è un video. 24 ore sul divano. Sì! Visto che... Allora, abbiamo solo i secondi per prendere il cibo, non ci possiamo salutare. Però una cosa, se ti scappa la pipì, non la puoi fare, però te la puoi fare addosso. Esatto, soprattutto te la puoi fare addosso. Allora, quale occasione migliore, Vanessa, di oggi che non hai compiti da fare per domani? Io sono commossa da questa notizia, mi viene quasi da piangere perché domani è venerdì e non devi studiare nulla. Asciugatevi le lacrime dalla gioia. Quindi andiamo a casa e faremo 24 ore dove? Sul divano! Cosa sai fare? Cos'è? Sai distruggere la cintura di sicurezza, amore? Ma brava! Cosa fa, amore? L'hai incastrata, amo? È al contrario, è tutta storta! Eh sì, secondo me sì. Ecco, cosa fai? Adesso perché la amore? Adesso l'hai incastrata? Adesso l'hai rotta? E adesso mi arrabbio? Cosa hai fatto? Un disastro. Cosa pensava di fare? No, volevo tirarla. Ho capito che volevi tirarla, ma amore, ma adesso riesci a metterla? Anastasia, cosa stai combinando? Devi distruggere anche l'altra? Possiamo andare a casa così non mi distruggi tutta l'auto? Sì. Grazie. Allora, bimbe, siamo tornate a casa. Vanessa, io ti dico che hai pochissimi minuti per prendere tutto quello che ti serve. Per mangiare. Dopodiché non avrete più tempo e non potete più scendere dal divano. Allora, siete appena tornate a scuola. Se dovete andare in bagno, andate adesso. No, vieni qua, lo do io il via. Vai in bagno, lavati le mani e sposta le scarpe da lì. Caprio. È arrivata, si vede, ragazzi. Allora, mi tolgo un attimo il cappotto perché non l'ho ancora tolto e inizia il countdown. Ok. Allora, Vanessa, devi andare in bagno? Yes. Ok, vai. Vai adesso o mai più. Anastasia, non ti ho dato il via per prendere le cose da mangiare. Prima ti ho detto vai in bagno a lavarti le mani. Poi togliti il grembiule. Allora, ci siete? No. Siete pronte? Siete state in bagno? Vi siete lavate le mani? Avete fatto pipì? Avete un solo minuto di tempo per prendere tutto ciò che vi può servire per stare in 24 ore sul divano. Via! Mi raccomando, ragazze, non solo cibo, anche da bere e anche qualcos'altro, perché è severamente vietato guardare la TV. Hai capito che non c'è solo il cibo? Poi chiudetelo il frigorifero appena potete. Ah, guardate che ho messo nel frigorifero stamattina due bottigliette di Estatè. In quello grigio, nell'altro. Vai, vai. Anastasia, anche per disegnare e colorare, io te lo dico, perché non c'è soltanto il cibo, c'è anche la noia che poi subentrerà. Va bene? Una è per te e una è per tua sorella. Anastasia, vicino al divano, perché tu dal divano non ti puoi muovere, ok? Madonna, credo che ti possano bastare. Tu, Vanessa, per spezzare la noia, cosa pensi di fare? Ok, ok, ragazze, io penso che il tempo sia scaduto. Sì. Ma cosa no? Siedetevi. Allora, conto fino a 10 al contrario. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Vanessa, 1, sei già squalificata, 0, stop. Non potete stare sedute qua per terra, dovete stare sul divano. Ti ho detto,
il primo che mette un piede per terra, tipo questi, è squalificato. Buon divertimento. Ma è il telefono. Non si può. Buon divertimento. Ci sono i giochi di società tra sorelle. Ce ne sono tantissimi che si possono fare. Ok, io inizio. Buona merenda. Non hai preso le statè. L'hai preso tu per lei. Boh, caduti per terra. Vediamo se riuscite. Ma scusa, ma non ne hai presi due tu prima? Io pensavo che la statè. Lo bevete insieme. Tu cosa stai facendo? No, io non posso aiutarvi. Bene, dai. Tu quelli li mangia secco? Anastasia! Poi basta, eh? Ok? Se vi cade qualcosa la lasciate per terra. Non hai portato niente da bere, berrai quello che ha preso tua sorella perché... Ma è mio! Però ne avete le due cannucce almeno. Va bene, le cannucce sì. Ecco le cannucce. Però io ho portato da bene, anche queste. Sì, se pensate di sopravvivere fino a stanotte soltanto con queste cose, va bene, perché no? Domani mattina. Sarà difficile. Intanto vediamo se riuscite a vincere tutte e due, a restare veramente sul divano. Io ho dei dubbi, perché la pazienza ha un limite. Io sono sempre sul divano. Va bene, va bene. Però anche a volte mi alzo, perché io mi alzo solo per giocare. Beh, certo, ma visto che non potrai giocare. Ma no, in teoria ci sono anche degli altri fabbisogni importanti, andare in bagno. Prendo il mio caricatore? No. Il mio telefono? No, tesoro. Allora se ti prendo le cose io, non... Mi è parso di vedere un piede al di sotto del divano. Sei sicurissima? Sicura? Stai molto attenta dove metti quel piede, eh? Anche tu, eh? Dove tu ce l'hai? Meno male che sei corto e non ci arrivi. Tira sul piedino. Ti squalifico, eh? A mo' di yoga, ragazzi, a mo' di yoga. Dai, com'è andata oggi a scuola? Bene. Bene, Vane? Hai fatto la verifica? Hai fatto la verifica delle frazioni? Era facilissima. Ma l'hai fatta, perché ho visto sul registro. Era facile? Perché cosa c'è scritto? Non c'è la votazione, non ho capito, poi te lo farò vedere. C'è scritto che l'hai fatta, ma non c'è scritto una votazione. Una cosa. E te l'ha già corretta la maestra? Non lo sai. Dove stai andando? Anastasia, forse tu... No. Allora, Anastasia, ascoltami. La challenge è sul divano, ok? Non è da nessuna parte. No, tu devi... No, tu quello che... Anastasia è squalificata. Brava, Vanessa, hai vinto la gara! Posa immediatamente quei fogli. Allora, ascoltatemi tutti e due. Avevate un minuto di tempo per prendere le cose. Basta, quello che non è stato preso non si può più prendere. Lo spiego per l'ultima volta. Dopodiché io vi elimino dalla challenge. Sì, vi licenzio, così non vi vedo più. Va bene. Brava, non ridere mentre mangi. Ok, bene. Oh, stasera poi vi porto la cena, ok? Cosa? Non lo so, cosa vorreste mangiare per cena stasera? E se il gatto viene e ci mangia tutto? Vorrà dire che... No, il gatto non deve mangiare le cose che mangiamo noi, lo sai. Mamma, ma se il gatto viene da noi, possiamo prendere in braccio se viene qua? Sì? Certo, basta che non scendi dal divano, puoi prendere in braccio anche me se vuoi. Se ci riesci soprattutto. Dove l'hai trovato quel telefono? È a zero. Come a zero? Sì. È mio quel telefono, dov'era? Sul divano? Sì. È a zero? Quindi tra un po' si spegne. Riuscite a fare una partitina una sola? No. No? Vanessa, puoi anche prendere la bottiglia in mano e bere normalmente, eh? Come procede? Tutto bene? Io nel frattempo sono andata a portare la pappa al gatto. Siete scese dal divano? No. Siete sicure? Sì. Perché ridi? Sei allegra? Cioè, ma ragazzi, un tovagliolo potevate anche portarlo, per pulirvi, non so, quello che si fa solitamente. Io non l'ho. Scarico. No, non l'hai portato. No, sì, è qua. Ah, l'hai portato? Allora sì, posso scaldartelo. Va bene. E tu invece? La fruttina. Tu e la fruttina? L'hai portata? Io non sei tu.
Va bene, vado io? Ma la vuoi adesso? Hai ancora in bocca la crostatina e vuoi la fruttina? Rispondimi. No, adesso. Ah, ma tu l'hai preso il cucchiaino? Brava. Tu lo mangi con le dita? Come faremo adesso a mangiarlo? Con la cannuccia. Te lo scaldo talmente tanto che lo faccio diventare liquido strabollente. E tu con la cannuccia lo bevi. Ho un'idea, te lo disegno io. Glielo disegni tu? Se no, no. Con questo prendi così e lo mangi. Ah, tu su Chupa Chupa ti sei portato? No, sì, mio. Sì. Alla fragola. Va bene. Ok, vado un attimino in bagno e torno subito. Ragazzi, ciao, mi raccomando, sto per andare in bagno, punterò la telecamera e voi mi dovrete scrivere nei commenti se una delle due per caso si alza dal divano, va bene? Grazie. Perché non mi fido mica tanto io di queste due, soprattutto di una delle due. Ragazzi, io sto andando in bagno e voi dovete controllare Vanessa e Anastasia, mi raccomando, aspettate che ve le zoom un pochino, eccole qua. Eccole qua. Ciao ciao. Guardate che si vede tutto, sto registrando, arrivo subito. Sì. Anastasia questa challenge vorrà dire che invece verrà eliminata. Non ho capito, cos'è che hai detto? Sono alzata perché era un freddo. Quindi ti sei alzata, non si può alzarsi. La coperta era sul divano. Era sul divano, perché adesso è qua per terra? L'ho spostata io, non me lo ricordo. L'ho lanciata. Adesso me lo voglio alzare. L'ultima volta che altre tre volte si mi alzano queste tre volte e questo. Ma quali tre volte? Tu hai già, sei già a meno uno. No, no, tu sei a meno uno. Tu sei a meno uno e quindi Vanessa è avvantaggiata rispetto a te. Ok? Comunque non esiste Anastasia, per me hai perso tu. Hai perso la sfida. No. Sì, hai perso la sfida. Non ti dovevi alzare, il gioco consisteva in questo. Quindi poi aspetterò che i nostri cucciolotti ci scrivano se tu ti sei alzata davvero. Va bene? Allora Anastasia, non ti sei portata nemmeno un tovagliolo e sei già sporca di cioccolato, non oso immaginare alla fine di questa challenge con tutto quello che tu mangerai. Questo sarà il nostro... Come sarà conciata la tua bocca, brava, chiudi il tè perché altrimenti cade per terra, ne sono sicura. Brava, hai acquistato un punto, dai. Grazie. Prego, cosa mangi amore, la fruttina? No, lascio per dopo. Lasci per dopo. Tu, guardate, Vanessa l'ha preso solo io, invece io l'ho preso uno per voi e uno per Vanessa. Che brava che sei. Che sei buona tu. Va bene, Vanessa, tu volevi l'omogenizzato? Ecco tu. Sì. Guarda che ti tengo sotto controllo. Ma, eh? Mamma, ma, pure... ma quanti ce ne sono qua? Due. Uno? Lo volevi anche tu, amore? Oh, tua sorella non ti pensa mai. Togli il cellulare, Vanessa. No, no, togli il cellulare. Va bene. Vieni, amore. È mio? Lo vuoi? Sì. Mi devi dare il telefono. Sì. Nelle regole del gioco non c'è il telefono. Un po' come essere al Grande Fratello che non c'è il telefono. Come? Cavallo. E cavallo, ti piace? È buono cavallo, vero amore? No, non è un'altra cosa, sì, è una sfida anche quella.
Sì, va bene. Allora, Vanessa, se non togli il telefono, tra 3, 2, 1. Perdi un punto anche tu. Io ce l'ho uno. Posso arrivare sull'altro colore? Non so quanto ci vuole. Adesso, praticamente. Che colore è? Azzurro. Va bene, solo perché mi piace il colore. Anche viola da serata. Visto che non vi posso guardare e mangiare senza pulirvi la bocca, vi ho portato i tovaglioli. Prendili, Ani, e tieni il tuo omogenizzato. Io vitello. Ok. Ma perché hai preso tre? Vabbè, uno in più. Allora, dopo di questo avete terminato la merenda, giusto? Vanessa, senti, la tua merenda è una... Allora ci stai cenando, tu non stai facendo merenda, basta. Io dopo... Hai mangiato la crostatina con il latte? Questo. Fai qualcos'altro, perché secondo... questa è la dimostrazione, ragazzi, di quando vi dico che quando escono da scuola si mangiano il mondo. Ok, finalmente Anastasia non mangia più le maracas. Queste maracas le hai fatte a scuola? Facciamo vedere come le hai fatte. Allora, questo è quello dell'Obetto. Certo. Quando lo mangiate lo capite. Poi dentro c'è la pastina. Ah, c'è la pastina. Sì. E i bastoncini? Questi sono due cucchiaini. Di legno. Li abbiamo colorati e poi li abbiamo attaccati anche dentro. A scuola. Io ho fatto A per capire che questo ha Anastasia. Sei l'unica che inizia con l'A a scuola? No, anche a me. Giusto. Va bene, bellissimo. Cos'altro facciamo adesso? Cosa vuoi fare? Disegnare? Non mettere giù i piedini, eh? No, faccio così. Allora, poi quando avete finito me lo dite che io vi tolgo tutto questo schifo che c'è sul tavolo. Che abbiamo rimasto. Così se vuoi disegnare puoi farlo. Allora, posso ritirare, bambini? Dove stai andando tu? Guarda che tu sei al di fuori del divano. Questo è il divano. Sì, ho capito, però tu devi stare con le cose all'interno del divano. Quindi se il gatto... Io mi leggo il libro. Brava. Cosa ti ha fatto? Ti ha calpestata? Calcio! Ti ha dato un calcio? Ciao! Volontariamente? Mamma, mi prepara un panino, da pronto là. Un panino? Sì. Che panino vuoi? Quello là! Ma dove? Là, non voglio più. È la cucina! Guarda Gasper, no. Che ti guarda. Gasper, tu sei l'unico che può mettere le zampe per terra e non perderai mai. Hai mangiato, Gasper, che non stai più mangiando niente? No. Che posizione ha assunto Gasper? Vediamo un po'. Allora ragazze, io sparecchio qui perché più tardi vi preparo la cena. Mi raccomando, non avete idea delle cose che ho ritirato dal tavolino? Credevate di morire di fame? Perché c'era il mondo. Cosa stai facendo? Ah, che bello, stai facendo un disegno? Bello, interessante. È un gufo? Una civetta? Sì, fallo, bello, brava. Allora, bimbe, vado un attimo a fare una cosa e torno subito, ok? Mm-hmm. Sì. Mi posso fidare o devo puntare di nuovo la telecamera? Mi puoi fidare. 1 hour later. Bimbe, ma vi siete addormentate? Guarda questa, mamma mia. Bimbe, è ora di cena? Ehi, Vanessa, Anastasia, dai, sveglia. Volete farla la cena? Avete fame? Dai, dobbiamo cenare, eh? Brave che siete ancora sul divano. Guarda che cadi, perdi. Stai cadendo? Ani, tira via quella maschera. Vane, hai fame? Sì. Cosa vorresti mangiare? Bistecca impanata? La pasta? La pasta. Con che cosa? Col tonno? Con il formaggino. Pastina e formaggino? Io pastettano. Tu? Pastettano. Pastettonno? Ok, vi preparo la cena. Allora, tirati su un attimo. Dopo la cena, bambine, sarebbe ora di andare a lavarsi e andare a nanna. Quindi, se... Come facciamo? Il pigiama non ci deve prendere te. No. Dopo la cena, la challenge finisce. Siete state bravissime e dalle 4 che giriamo, sono le 8 di sera. Ma vediamo domani. Domani basta, domani un'altra challenge, va bene? Ragazzi, vi piacciono le challenge? Volete che le facciamo ancora? Bravi, scrivetelo nei commenti se vi piacciono. Scriveteci anche quale challenge vorreste vedere, giusto? Sì. Ce ne sono tantissime. Allora, vi vado a preparare la pasta e poi la sfida finisce. Guardate. Qua. Va bene? Comunque siete state bravissime, devo solo controllare e vedere cosa mi scrivono i nostri cucciolotti, eh? Però io prima mi sono alzata solo per prendere la coperta. Lo so amore, però non bisogna alzarsi. No, non male. A few moments later. Ok.
Ok, Anastasia, adesso vi porto anche da bere e i tovagliolini. Siete sul divano? Siete scese? Perché ridi? Mi fa ridere. Sei sicura? Sì. Ho una faccia da pagliaccio? Faccio. State attente che io vi tengo sotto controllo, eh? Vi ho viste, eh? Piatto, vieni a me. Ok, Vane, è pronta anche la tua. Adesso vi porto, da bere ce l'avete, usate quella? Vi porto il tovagliolo. Perché ridi? Perché ridi ogni volta che mi vedi? Tu me la, non me la racconti più. Ho la faccia da pagliaccio? Tu non fare finta di niente, ti leghi i capelli, eh? Allora, così non ti lanci la pasta addosso. Uno e due, dai. Mangia. Ok, tovagliolo 1 e tovagliolo 2. Dai, mangiate, buon appetito. Mangiate e quando finite di mangiare vediamo chi è il vincitore, ok? Allora, sì, buonanotte. Mi prendete sempre in giro? Ma avete mangiato? Ma pochissimo. No, tu Vane hai mangiato abbastanza. Anastasia, la tua pasta è... erano 4 fili. 4. Ce ne sono 6. Sei riuscito a moltiplicarli. Ma non hai mangiato niente. Perché mi hai chiesto la pasta col tonno per non mangiarla? Lo sai che non mi piace buttare il cibo? Ehi, sto parlando con te. Sì. Allora, cuccioline? E cucciolina. E cucciolina. Dove andiamo domenica, visto che io sono un pagliaccio? No. Dove vai? Dove vai? Ma sì! Dove vai? Dove vai? Al parco. Ma non dirle niente. Che parco? Al circo. Anastasia stava scappando via per prendere i biglietti del circo. L'ho ingannata perfettamente. Sono scesa. Però è mancato poco, ti ha tenuta tua sorella. Devi solo ringraziarla che non ti ha fatto perdere la sfida. Prego. No, grazie. No, non vale. Ah. Non vale. Vabbè, dai, sali, sali che ti ha spinta lei. Però non esagerare a stare troppo sul pavimento. Lo chiudiamo questo video? Sì, che sono le 10 di sera? Sei bella tu. Cucciolini e cucciolini. Ce la puoi fare? Cuccioline e cuccioline. Allora, iscrivetevi al canale voi, non noi. Ovvio. Attivate la campanella e diciamo Vanessa di perdere. Lasciate aggiornare così vado in mare a fuga. Grazie. Che ha detto? Ma no, ma non è normale. Tu non sei normale. Comunque, ragazzi, cucciolini. L'hai già detto, basta. E lasciate pollicione su. Oggi iniziamo il video proprio adesso. Allora, adesso stiamo mangiando. Allora, chi va a portare aperte? Ciao, ci vediamo dopo.